Signor Ministro, la Commissione Giustizia del Senato sta completando a passo di marcia, come se si trattasse di una priorità politica nazionale indifferibile, l'esame degli emendamenti al suo disegno di legge che prevede, tra l'altro, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e il ridimensionamento del reato di traffico di influenze illecite. La quasi totalità degli esperti che sono stati uditi alla Commissione Giustizia ha evidenziato la evanescenza delle motivazioni da lei addotte per questa riforma. La paura della firma non ha più alcuna ragion d'essere, tenuto conto che la riforma del reato di abuso d'ufficio del 2020 ha escluso radicalmente il sindacato del giudice penale su tutta l'amplissima gamma degli atti discrezionali della pubblica amministrazione. Quanto all'asserita inutilità del reato, che sarebbe dimostrata dall'elevato numero di archiviazioni e assoluzioni, le statistiche che sono state acquisite nel corso delle audizioni attestano che la percentuale media di archiviazione per tutti i reati è del 62% e che tale soglia è stata superata nel 2021 per le archiviazioni del reato di abuso d'ufficio perché l'anno precedente, nel 2020, era stata approvata una riforma che ha depenalizzato tutta un'ampia gamma di comportamenti che quindi sono stati archiviati. È un'ulteriore riprova dell'utilità del reato. Sono le 3.662 condanne definitive inflitte dal 1996 al 2020, una casistica impressionante di strumentalizzazioni affaristiche, nepotistiche, sopraffattrici delle funzioni pubbliche. Grazie alla sua riforma, tutte queste condanne dovranno essere revocate. In sostanza, lo Stato e i cittadini onesti dovranno chiedere scusa a tutti questi abusatori conclamati per averli processati e condannati per comportamenti oggi ritenuti non più meritevoli di sanzione penale. A fronte del passo di marcia da lei impresso a questa e ad altre riforme, come quelle in materia di intercettazioni, registriamo una atarassica inerzia della maggioranza governativa a dare impulso ad altre riforme ripetutamente richieste dall'Unione Europea e da altri organismi internazionali per colmare il divario tra l'Italia e la quasi totalità dei paesi europei in materia di regolazione delle lobby, di conflitto di interessi, strumenti essenziali di prevenzione della corruzione per evitare che la politica si trasformi ogni giorno di più in cinghia di trasmissione di interessi di comitati di affari. È rimasto inascoltato il monito del GECO, l'organismo anticorruzione del Consiglio europeo, che ha rilevato che l'Italia, insieme all'Ungheria e alla Slovenia, è l'unico paese europeo a non avere una legge sulle lobby. È rimasto completamente indifferente l'ultimo report dell'associazione Transparency, che ha denunciato che oggi sono 97 i deputati e senatori portatori di interessi privati, che hanno cioè partecipazioni in aziende o ruoli in consiglio di amministrazione. Tutto questo premesso, le chiedo, signor Ministro, se non ritengo opportuno togliere l'acceleratore dal piede. Il piede dell'acceleratore dalle riforme che aprono in vari modi ampi varchi al dilagare della corruzione e se viceversa non ritenga invece urgente accelerare l'intervento del governo per addivenire nel più breve tempo possibile a un aggiornamento sulla le della legge in materia di conflitto di interesse, nonché una legge che regolamenti l'attività delle lobby. Le cifre che lei ha indicato non trovano riscontro abbiamo fatto una piccola inchiesta, lo faremo ancora nelle nostre statistiche per quanto riguarda il reato di abuso di ufficio. Ne parleremo più compiutamente un'altra volta, ma le assicuro che le cose non stanno come sono state da lei descritte. Lei tuttavia effettivamente è inciampato nella verità, stumbling the truth, come dicono gli inglesi, è inciampato nella verità quando ha parlato delle lobby, ma le faccio presente che ci sono stati 67 tentativi di introdurre una legislazione sulle lobby, cosiddette lobby, mi sono permesso di esprimermi in inglese perché anche la lobby è un termine inglese, e sono sempre stati falliti nei governi precedenti, nei parlamenti precedenti. Questo è vero, è un argomento, questo è serio. E sarà trattato perché, come è noto, accanto alla riforma sull'abolizione del reato di abuso di ufficio, vi è una già iniziata attività di concorso tra il Ministero e la Commissione presieduta dall'onorevole Bongiorno su una revisione, direi globale, dei reati contro la pubblica amministrazione, che è obsoleta.
così come era obsoleta, come sono obsolete tante leggi, ho fatto prima l'esempio del Trojan e del cellulare, perché la tecnologia avanza in modo molto più veloce, così come avanzano in modo molto più veloce i sistemi della criminalità. E oggi, una volta mi sono permesso di dire che la mafia non parla per telefono, lei è stato molto severo su quello che ho detto, ma converrà che oggi la mafia ha dei sistemi, la vera mafia di comunicazione, che noi non riusciamo nemmeno a intercettare, perché sono così sofisticati che non abbiamo la possibilità di raggiungere, ed è lì che dobbiamo concentrarci. Detto questo, e finisco, per quanto riguarda le preoccupazioni invece dell'Europa sull'abuso di ufficio, le posso assicurare, l'abbiamo studiata a fondo la questione, l'Europa non ci chiede l'introduzione o la reintroduzione del reato di abuso di ufficio, ci chiede di combattere, secondo quanto ancora scritto nella Convenzione di Merida, la corruzione in tutte le sue manifestazioni. E su questo noi abbiamo un arsenale normativo e repressivo che è all'avanguardia, come lei sa perfettamente, in tutta Europa, sia per quanto riguarda le fattispecie, sia per quanto riguarda la gravità delle pene. Il rituale è improprio riferimento che si fa alla volontà dell'Europa fa invece riferimento a una proposta di direttiva che è in fase ancora molto embrionale, e quindi è semplicemente una ipotesi su un'ipotesi che non sarà comunque trattata durante questa legislazione europea e che ha già sollevato parecchie critiche anche in altri paesi, a cominciare dalla Germania. Quindi mi dispiace, ma non vi sarà nessuna esitazione da parte del governo, da parte di questo ministero. Oso anche dire che proprio, diciamo, questa accelerazione che lei ha visto nell'approvazione del decreto cosiddetto Nordio non è proprio stata così rapida. Il decreto è stato presentato in giugno e si sta concludendo adesso in commissione senatoriale, quindi direi che è stato superato anche da altre emergenze. Comunque confidiamo che sarà approvato quanto prima, e posso assicurarle che non cederemo e non esiteremo di un pollice rispetto a quanto abbiamo fatto, detto e promesso. Naturalmente sono completamente insoddisfatto della sua risposta. Lei dice che abbiamo problemi con la mafia perché usano strumenti di comunicazione estremamente sofisticati. No, signor Ministro, noi abbiamo problemi con la mafia perché i mafiosi hanno capito che i soldi si fanno con i reati di colletti bianchi, con il falso in bilancio, con l'evasione fiscale, con la corruzione, e hanno capito che se non vogliono farsi processare e condannare devono utilizzare gli stessi strumenti che i colletti bianchi hanno creato per garantire la propria impunità. Ormai c'è un termine corrente, si chiama mafio-corruzione. Lei si ricorda il sacco edilizio di Palermo? Quando hanno distrutto quella città, quando una sera concedevano 3.000 licenze edilizie, lo sa come l'hanno fatto il sacco edilizio? Con l'abuso d'ufficio, perché tutte queste licenze edilizie erano rilasciate con l'abuso di ufficio. Proprio così il reato da contestare oggi sarebbe questo, non lo potremmo contestare più. La mafia non fa più le estorsioni di una volta, la mafia si comporta come i colletti bianchi, ha capito che bisogna farsi classi dirigente, sono furbi, ma perché rischiare col traffico di stupefacenti, con le estorsioni, quando con una corruzione, con una concussione, grazie al fatto che la vostra maggioranza sta impedendo alla magistratura di portare alla luce questi reati col Trojan, il vulnus alla privacy, ma il vulnus alla collettività, al fatto che c'è una grande corsa alla distribuzione di 220 miliardi, ci sono comitati d'affari, lobby, mafie che hanno il bavaglino, il coltello, la forchetta per la nuova corsa a loro, e in una fase come questa cosa fa? La maggioranza da una parte dilata al massimo la discrezionalità incontrollata nell'affidamento di appalti pubblici multimilionari, abolisce il controllo concomitante della Corte dei Conti, si prepara a abolire quello successivo, e lei cosa fa? Invece di rafforzare i presidi per evitare che questi soldi vadano a finire nel buco nero della corruzione, dello sperpero clientelare, normalizza l'abuso d'ufficio, normalizza il conflitto di interesse. Lei normalizza il conflitto di interesse perché mi abolisce l'abuso d'ufficio anche nella forma residuale, che consiste nella violazione dell'obbligo di astenersi. Lei dice di no, ma è così. E quindi noi diciamo al paese, perché la politica criminale è un politico di orientamento culturale, che da questo momento in poi si può abusare del proprio potere, si può praticare il conflitto di interesse, e poi mi ridimensiona una fase come questa, il traffico di influenze.
legittimando il traffico, depenalizzando il traffico di influenze finalizzato all'abuso di potere, depenalizzando il traffico di influenze finalizzato alla corruzione per atti d'ufficio, depenalizzando il traffico di influenze per tutte le utilità che non siano a carattere patrimoniale. Lei naturalmente forse si sta occupando del problema della disoccupazione, perché aumenterà il numero dei lobbisti, in numero assolutamente sproporzionato sotto questo profilo. Noi il problema della disoccupazione di una parte significativa della parte del malaffare l'abbiamo risolto, ma naturalmente questo, signor Ministro, costerà al Paese in termini economici moltissimo. Altro che differenza tra corruzione percepita e corruzione reale, come le ha detto Atlanta. Di questi 220 miliardi, quale sarà la percentuale che andrà agli affaristi, ai lobbisti, alla mafia? Non lo sapremo, ma certamente queste sue riforme contribuiranno a alzare moltissimo questo livello percentuale.